Questo programma è offerto da Sea Energia, l'energia positiva. Formazione Uniform Avellino. In questo momento c'è un calcio di punizione per l'Avellino che verrà battuto manco a tirlo da Virseu. Parte il suo tiro! Gol! 2-1! 2-1 per l'Avellino, un grandissimo sinistro di Virseu a 4 minuti dal termine. È finito! Nel mondo del calcio esistono due tipi di calciatori, quello che con il sudore, la dedizione, il sacrificio, senza strafare, talvolta in silenzio, riesce a raggiungere obiettivi personali e di squadra. E poi ci sono quei calciatori che grazie ad una particolare dote riescono a distinguersi dalla massa. Il caso di Vincenzo Moretti, qui ad Avellino, semplicemente boom boom. Qualcuno, qualche amico di Avellino definì questo calcio di punizione come un tiro fantasma, perché la palla partì e si vide solo il portiere raccogliere la palla in rete. Quindi dall'epoca un tifoso mi chiamò Boom Boom per questa cosa del calciare forte. Vincenzo Moretti nasce a Caserta il 19 novembre del 1976 da due giovanissimi genitori, appena maggiorenne il padre, 16 anni la madre. La sua vita da bambino, così dice, ha ispirato il film La piccola peste. Il film La piccola peste è stata girata dopo che secondo me i registi hanno un po' capito quale fosse stata la mia vita da bambino. Io sono stato sempre un bambino molto vivace, mi fermo con il vivace perché va bene così, rendo già l'idea, credo. Tra l'altro mia madre era dopo 2 mesi compiva 16 anni, quindi prova ad immaginare che sono vissuto con dei genitori giovanissimi, sia mia mamma che mio padre. Mia mamma quasi sedicenne e mio padre diciannovenne, e mia mamma Franca e mio padre Ciro. Quindi sono vissuto con dei genitori giovani che all'epoca si divertivano ancora, quindi automaticamente hanno cresciuto questo figlio non come si crescono oggi i bambini, che la maggior parte dei genitori lavorano sia padre che madre, quindi i figli crescono con i nonni, con queste babysitter. Io invece da piccolo sono cresciuto con i miei genitori e ripeto, sono un bambino che nel suo piccolo non ho dato grossissimi problemi, ma ero di una vivacità, ero indomabile. L'indomabile Vincenzo inizia a tirare calcio ad un pallone per strada, tra le partitelle con gli amici e i tornei rionali. Capita però un giorno che in un torneo rionale le sue doti spiccano rispetto a quelle dei suoi amici. Passa per caso a vedere quella partita quello che poi diventerà il suo primo allenatore alla Casertana, che decide sin da subito che non deve farsi sfuggire quel talento così cristallino. In un parco vicino al nostro, dove abitavamo noi, facevamo queste ci scontravamo tra squadre diciamo nei dintorni, e andammo a giocare in un parco che si chiama qui vicino, si chiama Parco Snicher, dove praticamente questo parco c'era un campetto che affacciava sulla strada. E un giorno un signore si fermò a vedere questa partita
Questo signore poi è stato il mio primo allenatore, che era l'allenatore delle giovanili della Casertana, e a fine di quella partita lui volle venire a parlare con i miei genitori, che per dire a loro se potessi far parte, diciamo, di iniziare a praticare il gioco del calcio, perché lui aveva visto in me già questo talento. Da un calciatore dall'estero pronunciato come quello di Vincenzo Moretti, vedendo la carriera che ha fatto, ti aspetti che abbia avuto come idolo Roberto Carlos, senza dubbio uno dei più forti, se non il più forte terzino sinistro della storia del calcio. Ed invece il giovane Vincenzo si lascia ammaliare da un caschetto. Da piccolo io sono tifoso della Roma, mi ricordo che in quel periodo io avevo, adesso purtroppo non più, avevo i capelli a caschetto, e mi fu regalato un completino della Roma quando alla Roma giocava ancora Bruno Conti. Giocavo esterno sinistro alto nelle giovanili, quindi diciamo come mio primo idolo c'è stata questa cosa di Bruno Conti, anche se Bruno Conti aveva un caschetto scuro, io avevo un caschetto biondo, però diciamo il mio primo idolo è stato Bruno Conti. Il giovane Moretti conosce subito l'onta della delusione di un fallimento, quello della sua Casertana, ma con i falchetti riparte dalla Serie D e trova, nonostante la giovane età, continuità di rendimento e di presenze. Ma nel 1994 succede qualcosa che rischia di minare quella carriera in ascesa. Io nel 91, quindi settembre 1991, la Casertana fallisce dal campionato dai professionisti e riparte dall'interregionale. Io fui aggregato subito in prima squadra, quindi non avevo ancora compiuto il sedicesimo anno di età. Mi ricordo che quell'anno c'erano gli under che dovevano giocare, ma erano ragazzi più grandi di me di 2 anni, infatti erano i 74 che giocavano quell'anno. Io ero 76, quindi ho anticipato di due anni, e quell'anno feci il mio primo campionato di interregionale. Già da titolare collezionai qualcosa come 27-28 presenze. Nel 94 purtroppo ho un brutto ricordo di quell'anno, perché entrai a far parte del giro della nazionale Under 17 e a novembre subì un gravissimo incidente sul campo che poi si riversò in arresto cardiaco, dove poi mi ha fatto saltare, poi da novembre fino all'anno successivo mi ha fatto saltare l'intera stagione, perché ho avuto dei problemi molto seri al sistema nervoso, e mi ricordo che addirittura i medici non mi davano l'ok per poter giocare, perché poi dovevo avere lo stesso intervento che poi ha subito Cech, la famosa placchetta, poi dovevo giocare con il casco. Io non ho mai accettato questa cosa, quindi saltai questa fase dell'intervento. E poi, diciamo, piano piano mi sono rimesso in carreggiata. Ripresosi da quel pauroso incidente, il destino inizia a fare capolino nella carriera di Vincenzo Moretti, perché nel 1995 arriva l'incredibile chiamata del commendatore Antonio Sibilia e dell'Avellino di Adriano Lombardi. Insomma, la storia chiama e Vincenzo non può non rispondere. L'impatto con Sibilia, conosciamo il personaggio, è stato... infatti è il presidente che ricordo... Con maggiore stima e anche con maggiore ironia, perché voi sapete benissimo che il commendatore Sibilia è stato forse uno dei più grandi personaggi della storia del calcio. Mi ricordo che quando io mi approdai ad Avellino, nell'hotel del commendator Sibilia, lui stava giocando, si faceva la famosa partita a carte a 3-7, e io mi ricordo che entrai in questa stanza dove lui stava giocando, e mi accompagnò all'epoca un Peppino De Angelis, che faceva parte seguiva un po' i ragazzi del settore giovanile. Mi fece entrare in questa stanza, appena entrai con il suo vocione rauco mi disse: e chi sti che ci fa qua?
parla a Maroppo, i palloni non voglio parlare. E lì capì il personaggio e diciamo un pochino dove ero approdato, che poi mi sentivo in un ambiente molto familiare, cioè, che chissà in ambienti imbazzuti, e secondo me fa proprio al caso mio. Oggi posso dire, se qualcuno mi chiedesse chi è stato poi realmente colui che ti ha introdotto nella... cioè ti ha trasmesso proprio la passione, io devo dire grazie ad Adriano Lombardi, che tuttora io mi ci sento ancora con la famiglia, con la moglie, le bimbe ormai sono diventate grandi, però io oggi devo dire grazie e pace all'anima sua al mister Adriano Lombardi, perché è stato veramente la persona che ha creduto in me, e lui fu proprio l'artefice, ma proprio entusiasta di questa, lui disse: io credo di aver portato ad Avellino un giocatore che farà parlare di sé. Ma per vestirla ed onorarla, quella maglia deve attendere ancora qualche anno. Deve prima andarsi a fare le ossa altrove, perché l'Avellino crede in lui, ma capisce che non è ancora il suo momento. Durante diciamo questi 3 o 4 anni, cioè dal 96 al 2000, io ero sempre un calciatore proprietario, di proprietà dell'Avellino, però il commendatore quell'anno i giovani, diciamo, promettenti lì, sistemava in squadre dove direttori sportivi amici facevano squadre anche competitive per vincere. Mi ricordo che subito il primo anno andai in prestito al Campobasso insieme ad altri 3 o 4 compagni, Setti, Frau, ragazzi che il presidente Sibilla acquistò dalla Torres, Piccioni che acquistò dal Giulianova. Andammo in prestito al Campobasso dove io soprattutto feci un campionato da protagonista. Non vincemmo il campionato per un punto, che quell'anno vinse il famoso Giuliano con 81 punti, noi con 80 punti non vincemmo il campionato. E io fui protagonista in assoluto quell'anno, perché oltre a fare 5-6 gol già da terzino, mi misi in mostra proprio, a parte per le presenze, ma proprio per la continuità di gioco che ebbi in quell'annata. Come avevamo il vento a favore, Pietro ha ritenuto opportuno farmi calciare forte verso la porta, e diciamo sono stato pure un po' fortunato, perché con l'aiuto del vento la palla si è andata a insaccare alle spalle del portiere del Giuliano, e ripeto, l'intenzione mia era calciare forte verso il centro, verso il portiere, poi ripeto, la palla si è insaccata nell'incrocio dei pali, fortunatamente, meglio per noi. E a Martina però che riesce a consacrarsi. Moretti arriva in Puglia con una promessa fatta dal presidente del Martina Franca, che pur di soffiarlo ai rivali del Foggia è pronto a tutto, ma davvero a tutto. Martina è stata ad esempio l'anno della consacrazione vera e propria, anche perché poi, ripeto, io ho iniziato che magari non ero un atleta vero e proprio, però poi già parliamo del 2002-2003, iniziavo ad avere già 24-25 anni, quindi iniziai ad entrare nella maturità calcistica. Io mi ricordo che invece di andare a Martina dovevo firmare con il Foggia. Arrivati a 12 km da Candela, mi fu fatta una chiamata dal presidente del Martina Franca, dove praticamente lui sapeva che io ero appassionato di motori, dissi: se tu vieni a Martina Franca e noi vinciamo il campionato, io ho un Ferrari, a fine campionato ti regalo il Ferrari. Ma lo disse così in tono scherzoso, disse: guardi presidente, io sto andando a firmare a Foggia, se noi vinciamo il campionato a Martina Franca, perché anche loro come realtà, diciamo piccola realtà, non si aspettavano di fare un campionato, disse, poi dopo lei deve mantenere la parola, disse: guardi, io sono un uomo di parola. E ci sono andate vicino, perché poi a Martina Franca ha giocato la finale. Se con il Martina non riesce a compiere l'impresa di soffiare la Ferrari al suo presidente, al termine di quella stagione Vincenzo Moretti riceve un regalo ancora più bello ed importante. Arriva infatti la chiamata dell'Avellino per giocare nel prossimo campionato di Serie B. Io appena finita la partita, in tribuna c'era il mister Zeman, a vedere già la partita, ed io già, diciamo, a fine gara assaporai la Serie B, perché stesso a fine gara mi ricordo che chiudemmo in seduta stante proprio la trattativa con l'Avellino, cioè io stesso a fine partita
ero stato già acquistato dalla Verona. Avevo raggiunto, diciamo, non sul campo, ma diciamo in maniera non ufficiosa, avevo già raggiunto, cioè l'anno dopo sapevo già di giocare in Serie B, perché mi acquistò l'Avellino, che poi fu acquistata Pasquale Casillo. Io ho scelto Zeman perché in quel periodo ero nel fior fiore della, anche della forma fisica, quindi sapevo questa metodologia di Zeman ed io con lui mi sposavo a pennello, diciamo. Una cosa che posso dire, la dico, ma in maniera personale, Zeman per me è stato il più grande allenatore che io abbia avuto nella mia carriera calcistica, per quello che se ne possa dire, per quello che ancora si dice tuttora su questa persona. Io credo che se Zeman avesse, diciamo, nella sua ideologia fatto giocare la fase difensiva in maniera diversa e non con questa sfrontatezza proprio esagerata, io credo che di Zeman noi parleremo di uno dei migliori allenatori della storia del calcio. Le battute che faceva Zeman io le ho viste fare a pochi allenatori. Parte io, diciamo, poi quello che anche c'è stato nel corso dell'anno, il ritiro a Brunico, mi ricordo che io gli nascondevo una bici al giorno, perché non so se ricordate, lui era famoso per la sua metodologia, si metteva davanti con la bici e noi andavamo dietro a sta cazzi di biciclette che porco giù da 14 km orari, che solo Mosi ci pensa, mi viene l'affanno. E lui, mi ricordo, una mattina prima di fare colazione disse: è inutile che nascondete bici, albergo ne ha 24, giorni di ritiro sono 20, quindi avanzano 4 bici. In quella disastrosa stagione in cadetteria, Vincenzo Moretti però riesce a trovare i suoi primi gol con la maglia dell'Avellino, in un campionato davvero avaro di emozioni per i colori biancoverdi, nel quale l'unica arrivò in quell'indimenticabile derby con la Salernitana. Le squadre di Zeman partono sempre con un handicap, perché lui fa un grosso carico di lavoro durante la preparazione. Noi, diciamo, partimmo in un primo periodo, partimmo veramente imballatissimi. Non avevamo questa squadra competitiva, perché vi ricordo che quell'anno la Serie B non era una Serie B, ma era una A2, però ci sono stati anche i momenti. Io mi ricordo una cosa di quell'anno: è vero che siamo retrocessi, è vero che è stato fatto un brutto campionato, però non mi ricordo che c'è stata una squadra che ci ha messo sotto l'aspetto del gioco. Cioè noi giocavamo e loro con la qualità che avevano vincevano. Anche se poi noi quell'anno in attacco avevamo un attacco di tutto rispetto, perché c'era Kutuzov, Capparella e Millesi, dove poi Kutuzov non fece un brutto campionato e ci fece vincere pure il derby contro la Salernitana. Quella è stata, diciamo, una delle prime grandi soddisfazioni della mia carriera calcistica, perché perdere un derby a pochi minuti dalla fine e ribaltare il risultato 2-1 Avellino-Salernitana, cioè è stata una cosa. Dopo la retrocessione, con la città e i tifosi ancora intenti a leccarsi le ferite, Vincenzo Moretti è determinato a ripartire. A dargli una mano arrivano quelli che nelle puntate precedenti abbiamo imparato a conoscere come Tutto Frati. Ne sono tanti, di cui 4-5 in particolare proprio, di cui Ametrano, Puleo, Biancolino, Criaco, ma quello per antonomasia è il dottor Vincenzo Riccio, che, diciamo, poi Riccio è stato un fortunato ad incontrarmi. Perché io gli ho allungato la carriera a Riccio, perché praticamente io gli dissi una cosa, gli dicevo:
e questo ve lo potete far confermare da Riccio. Diceva: Vincenzo, tu non devi fare niente da partita e di recupero il pallone e metterà la palla in banca. Allora, voi dovete sapere una cosa: io ad Avellino, nella militanza ad Avellino, ho fatto un qualcosa come 32-33 gol, ok? Io in tutti i gol che faccio mi ritrovo un vecchio sgangherato alle spalle che rincorre tutto stanco, perché lui giustamente correva per me, per altri e tutto, e mi ritrovo Riccio sempre ad esultare. Pensa che qualcuno che è venuto, che ha visto i miei gol, dice: ma si gol, li facevo tu, e li facevi chi su Riccio, perché vedi che sembra su Riccio vicino a te. Quello è l'anno della titanica sfida contro il Napoli, una di quelle partite, di quelle sfide che ti tolgono il sonno, nonostante la squadra sia cattiva, arrabbiata. Come detto, una partita da togliere il sonno a tutti, ma non a Vincenzo Moretti. Io in quelle due partite ho dormito penso un 13-14 ore. Infatti ero uno dei pochi che la mattina non faceva mai colazione. Gli altri erano obbligati a fare colazione, io non andavo a fare colazione, quindi rompevo con mano. Cioè, si partite, le pressioni. Cioè, io la partita entravo in prima partita quando si doveva giocare. E mi ricordo, soprattutto in quelle due partite, la partita di andata. Racconto una cosa che poi non è mai uscita, perché alle volte negli spogliatoi ci sono delle cose che... Noi facciamo un allenamento di rifinitura, allenatore Oddo, Guavilla Tande, Giulia Mavire Leone, Claudio Baglioni De Leone, che poi ero... fatemi passare per quello bravo, sempre in modo molto simpatico. Mi ricordo che era di venerdì, di finitura, che facciamo, che non facciamo, molto tranquilli. Mi ricordo che facemmo un allenamento, sembravamo delle checche isteriche, cioè tutti quanti visi molto tirati. Mi ricordo che facevamo allenamento, andavamo piano piano perché qualcuno si potesse far male, qualcuno così. Comunque, prima di finire l'allenamento, dissi vicino a Otto, dissi: mister, ma oggi, cioè, ma facci fare poche partitine, facci divertire, facci fare una cosa diversa. Se no vince i contrasti, se ci facciamo male. Se missi i contrasti, fermiamo a un metro. Dice: sì, uno come te, sì. Dice: mister, non vi preoccupate, sappiamo l'importanza della partita. Che cosa succede? Due minuti di partita, vado a calciare Vanin, mette il piede e io calcio sotto il piede di Vanin. Dolorino, cose così, il mister subito, Oddo preoccupato, cose, fino andiamo, io lo sapevo. Vado nello spogliatoio, ci facciamo la doccia, diciamo tutto, andiamo in ritiro, tutto così. Mi metto sul letto e sentivo questo piede che all'improvviso iniziò a gonfiarsi. Venerdì, noi della partita, no, non ti dico il caos. In effetti, che cosa era successo? Che nel calciare sotto la pianta della scarpa di Vanin mi ebbi un piccolo trauma su una vena del collo del piede, mi fece questa reazione. Che uscì del sangue. Comunque io mi ricordo che giocai la partita di andata al San Paolo, se voi vi ricordate, io sono uscito al 67esimo. Io quella partita in realtà non avrei mai dovuto giocarla l'andata. Sono riuscito a giocare grazie al dottore, perché fece un bel lavoro vicino al piede, vicino alla caviglia e tutto, e mi ricordo che giocai con una scarpa due numeri più grandi. Il segreto dell'Avellino quell'anno è l'affrontare tutte le partite come se fossero di allenamento, senza alcun timore reverenziale, anche se ti trovi a giocare in uno stadio come il San Paolo. La nostra forza era proprio quella, perché noi eravamo talmente incoscienti che non riuscivamo a capire che ci trovavamo a Napoli, 80.000 persone, cioè per noi era come giocare a partite di allenamento, con i 2.000 spettatori che venivano a vedere l'allenamento in quel periodo, per noi era la nostra forza poi. È stata proprio quella, cioè la forza grande di quella squadra è stato proprio che alcuni di noi eravamo incoscienti.
Questo programma è offerto da Sia Energia, l'energia positiva. Formazione Uniform Avellino. Questo programma è offerto da Sia Energia, l'energia positiva. Formazione Uniform Avellino. Al termine di quella doppia sfida con il Napoli, l'indiscusso protagonista è Vincenzo Moretti, autore di quel gol del 2-0 sotto la curva sud, il gol consegnato alla storia. Calcio di rigore, i giocatori infatti si vedono dalle immagini, si vede Fusco che camminava in modo molto riccio, non te lo dico proprio, stavo sull'ata, ma sulle maglie, sulle cose. E a Metrano mi ricordo che andò in panchina a sciacquarsi e c'era questo calcio di rigore e dice, io poi l'ho saputo dopo, e dice che c'era Oddo in panchina che piangeva. Diceva, ma mo chi lo deve tirare il calcio? No, cioè, dice, ma mo questo lo segna il calcio di rigore, se sbaglia che... Allora disse a Metrano, poi Raffaele me la raccolta, disse, mister, tutto a posto, tranquillo, sta tirando Vincenzo Moretti. Quel rigore è rimasto nella storia, Avellino ha fatto campionati importanti, ha avuto giocatori importanti, ma oggi ad Avellino si parla la partita Avellino-Napoli, cioè sono stati messi un po' nel dimenticatoio giocatori importanti, non sono nemmeno all'altezza di nominarli perché sono stati giocatori forti, Diaz, Tacconi, però oggi Avellino, l'attuale situazione ad Avellino è il famoso spareggio Avellino-Napoli perché è stata la partita delle partite, perché poi vincere contro il Napoli per Avellino è stata, quindi io diciamo tra virgolette, avendo poi fortunatamente segnato, che poi mi ricordo è stato uno dei miei pochi calci di rigore, se voi andate a vedere, calciati alla mia destra, e mi ricordo dalle immagini che lo dicono, si vede che Gianello proprio parte con netto anticipo sulla sua destra e io incrociai questo calcio di rigore, che poi è stato uno dei rigori anche più belli a livello esecutivi, perché la palla, si vede proprio che la palla va a toccare l'interno tra il palo e la rete, cioè quello si chiama il rigore imparabile, cioè anche se il portiere va su quel lato, battezza quel lato, non si può parare. L'esultanza è stata brutto, chiamatelo come volete voi, ma è stata l'esultanza. Cioè quella è l'esultanza, cioè quella è, là si capisce la felicità che uno che si mette la maglia e l'Avellino un gol trasmette a quella gente che sta sugli spalti. Cioè io con quel salto brutto da vedere, aggobbito, goffo, brutto, cioè io ho voluto dire, vicino ai tifosi, ho voluto dire, voglio zumbate insieme a me, perché che se l'esultante. Si capiva, era un aereo, un elicottero, era una ruota, un braccio, non riuscivo, non lo so. Ti dico solo che è stata talmente grande la gioia, che non ho capito, cioè tu in quel momento, cioè sei talmente, io avevo l'adrenalina a mille. Cioè a me si dicevano un cartellone pubblicitario tanti, uno faceva la capriola, uno si faceva la capriola, cioè lo superavo, perché in quel momento è stato il picco massimo ed è stata quella e l'esultanza. L'anno successivo in Serie B Vincenzo Moretti inizia la stagione con i colori biancoverdi, salvo poi fare le valigie a gennaio in direzione Genova. È sintomatico, se uno dei calciatori simbolo di quella squadra deve cambiare aria, di come qualcosa in quella stagione non sia andato nel verso giusto. Inizia il campionato di Serie B. Allenatore Franco Colomba, direttore generale De Mita. Moretti, protagonista
vittoria campionato, un anno di contratto, inizia il campionato di B, giocatore che parte a scadenza di contratto. La prima cosa che si fa in un giocatore come me, che è Avellino, dopo quel rigore, cioè, chiedo giustamente, penso che era pure una cosa, parlo con la società, dico che il presidente Pugliese all'epoca, cioè, per me stravedeva, dico: presidente, io ho solo quest'anno di contratto, ci vogliamo sedere e parlare del rinnovo? Anche perché io avevo tantissime richieste, tra cui anche il Napoli, che poi mi è saltata, ma noi non parliamo del Napoli, stiamo parlando dell'Avellino, e si penso di meritarmi questo rinnovo di contratto. Il presidente mi disse: guarda, perché poi da quell'anno ci iniziò ad esserci una collaborazione con la Juve, infatti perciò De Mita fu messo lì, arrivarono i giocatori, Masiello, così. Praticamente io, che ero stato uno dei protagonisti, scadenza di contratto, non mi rinnovarono il contratto. Altri giocatori, che non faccio nome e non mi sembra il caso di farli per una questione di correttezza, siccome subentrarono direttori sportivi, consulenti di mercati, che erano i procuratori di questi miei amici, a loro gli fu subito rinnovato il contratto e a me no. E fui messo fuori rosa. Cioè, io da un anno da protagonista, da che cielo toccato il cielo, mi ritrovai sottoterra. Che cosa successe? Che iniziammo male, 5-6 sconfitte consecutive, il pubblico fuori iniziò a rumoreggiare un po', fatto sta che fui reintegrato, però io fui reintegrato, ma ormai lì, diciamo, il vaso si era già rotto. Fatto sta che a gennaio, all'apertura mercato, io iniziai a non presenziare gli allenamenti, perché a me a capo era fatto per spartire di vecchio, come dice a Napoli, no? E poi ci fu questa cosa di uscì la famosa cosa di andare a Genova, grande piazza, grande cosa, ma ero consapevole che Genova fosse stata una toccata e fuga, perché io in quel momento dovevo andare via da Avellino. Io non sarei andato mai via da Avellino. Io da Avellino avrei firmato i contratti maxi pluriennali. Solo che quel periodo di stacco gennaio-giugno con Genova mi ha fatto passare un po' per il traditore della, come se io fossi stato uno di quelli che voleva scendere dalla barca. E se noi andiamo a vedere i numeri, quando io sono rientrato a novembre, io da novembre a gennaio che sono andato via, feci 4 gol anche molto importanti. Dopo la breve parentesi ligure, il figlio al prodigo torna a casa, dove ritrova quei fratelli che a malincuore aveva dovuto salutare qualche mese prima. Con la famiglia riunita, l'Avellino costruisce una squadra da battaglia, dove Moretti, nonostante le difficoltà e qualche litigio di troppo, riesce a ritagliarsi ancora il suo spazio. Quando decisi di ritornare ad Avellino, trovai una gran parte della tifoseria contro. Le prime partite con Calderisi io non ho giocato, giocava Stefano De Angelis. Sono entrato in una partita contro il Manfredonia, che si vede un placcaggio diametrano tipo giocatore di football, che praticamente io quella partita ero in panchina. Stefano De Angelis, la gente stava iniziando a fischiare, a fare così. Mi ricordo che stavo in panchina, Calderisi girò verso di me e disse: sei pronto? Dice una parolina, dice: ti sono nato pronto, nano, proprio vicino alla cicloviste. Calcio di punizione a freddo, se voi vi ricordate, segnai subito. E lì volevo andare, andai corsi verso la panchina, perché mi volevo catapultare addosso a Calderisi e a Metrano. Poi da lì Calderisi capisse il soggetto e tutto così, infatti poi capitano, e poi lì ho fatto un grandissimo campionato. Per
Per uno come Vincenzo Moretti, lanciare granate contro le porte avversarie, fare gol da 40 metri è il pane quotidiano. Molto più raro invece vedere un tocco dolce, un pallonetto che a tratti in un derby ha ricordato il cupino di Vincenzo Riccio. Non è la stessa cosa, ma è stato un bel vedere. Tutti quanti dicono che il famoso cupino di Riccio è stato più bello, ma voi dovete vedere anche l'esecuzione tecnica. Cioè Riccio l'ha fatta a tipo scarpa da latino, perché chi non è stato un cupino, il mio è stato un tocco da biliardo. Cioè là vedi la differenza tra il giocatore tecnico e il portatore d'acqua che è Riccio. A me i metri non mi hanno mai fatto paura, a me più era lontano e più riceve, si faccio gol, viene ricordato. Cioè io l'ho sempre vista, cioè come una cosa di dire, io faccio con la 40 metri, la gente si è andata con dei miei, le facevo con la 40 metri. L'autentico trascinatore di quella stagione ha un nome ed un cognome, l'attaccante più forte con cui abbia avuto la possibilità di giocare, Raffaele Biancolino, 26 reti per il pitone in quell'annata, ma su almeno un terzo di quel bottino c'è lo zampino di Vincenzo Moretti. Raffaele Biancolino, io ho giocato con giocatori forti, giocatori che hanno fatto la storia del calcio, Pietro Maiellaro, Pedro Pablo Pasculli, cioè Pedro Pablo Pasculli ha vinto un attimo un campionato del mondo con l'Argentina, cioè non è uno. Io credo che attaccanti forti come Raffaele Biancolino, nell'arco della mia carriera io non li ho mai incontrati, se non in grosse squadre che abbiamo incontrato l'avversario, ma come compagno di squadra. Io, se la società mi diceva di fare un nome di un attaccante da prendere, il mio primo nome era Raffaele Biancolino, ma non lo dico per l'affetto che ci lega oggi, per l'amicizia che c'è tuttora, ma proprio per la qualità del giocatore, perché poi a parte che quell'anno Raffaele è vero ne ha fatti 26, ma è pur vero che gli arrivavano delle palline da, noi dicevamo solo Raffaele basta spingere. Io mi ricordo, ogni tanto mi vado a rivedere, Raffaele ha fatto sui 26 gol, ne fece 9 di testa, di cui su dei grossi miei che arrivavano e lui in area di rigore padroneggiava, non ce ne stava per nessuno. Al termine di quella stagione, grazie ai gol di Biancolino, agli assist di Moretti, ai polmoni di Riccio e alla voglia di rivalsa di tutta la squadra, arriva l'agognata promozione. Ma in quei play-off l'Avellino era evidente di come non ce la facesse più e si reggeva solo ed esclusivamente sulle prodezze dei singoli. L'esempio lampante è il gol di Rivaldo contro il Foggia, ma anche la punizione di Bum Bum Moretti contro il Taranto. Un Avellino che era arrivato corto in una finale di stagione, corto fisicamente, corto mentalmente, noi ci reggiavamo in piedi sul colpo del singolo, diciamo, no? Infatti mi ricordo la partita contro il Taranto, sia all'andata che al ritorno facemmo 2 pessime partite a partita al sottoscritto. Non mi ricordo di aver fatto una partita così brutta come la partita allo Iacovone al Taranto dell'andata, della semifinale playoff. Fu una partita, io giocai malissimo, ma giocò malissimo tutta la squadra. E al ritorno non fu una partita migliore di quella di. Però lì posso dire che la grinta, il cuore, la volontà di raggiungere il risultato, quello non ci è mai mancato. Io mi ricordo quella punizione, sempre Riccio, che era lontana, no? Perché sotto la panchina guardai in faccia a me, Vincenzo, mi diceva, c'è Moro, tiri in porta,
ci stringeva la racca, è difficile, poi il campo pesante, stringere la racca è difficile, ma ora di rimbalzo, solo tu ci può salvare. E sta palla passò tra mille gambe, tra mille cose. Cioè quel gol mi fece capire dentro di me, ma sempre perché io ero scema. Cioè, perché poi dovevamo fare una finale contro il Foggia. Però quel gol mi fece capire che era l'anno nostro. Perché se no non diviene un gol. Cioè quel gol ha voluto dire un qualcosa. Cioè punizione strana, passa, la prendo io, vicino alle gambe di quello, vicino alle gambe di quell'altro, la palla andava a porta. Poi per me non era nulla di nuovo perché Rivaldo era con me al Genoa e io mi ricordo che Rivaldo lo feci prendere io ad Avellino, cioè parlai molto bene di questo giovane ad Avellino. Mi ricordo che Rivaldo fece scendere sta palla con una coordinazione che solo un grosso talento può avere, mise sta palla al volo, un gol. Ragazzi, quando io vi dicevo che il gol contro il Taranto era un segnale, un gol di Rivaldo è stata la prova che il gol contro il Taranto, cioè che la dea bendata stava dalla parte nostra, cioè che era scritto che quel campionato lo dovessimo vincere noi. Ma noi facciamo parte di questo gruppo e credo che l'Avellino abbia allestito un organico fortissimo e l'abbiamo dimostrato dall'inizio. Tutti questi ragazzi meritano questo risultato e per chi non ha mai vinto, credo che quest'anno sia stata una vittoria sofferta ma meritatissima. La grande festa per la vittoria sul Foggia si trasforma per molti dei protagonisti di quella stagione in una sorta di canto del cigno. Come dice Cesare Cremonini in una sua celebre canzone, la festa è finita, si torna alla vita, ti chiamerò un giorno d'estate o magari mai più. Ecco, per Vincenzo Moretti quell'estate la chiamata non arriva e deve salutare Avellino. Vado via da Avellino perché poi dopo il perché si è saputo. Perché poi l'Avellino ebbe il caput totale, nel senso che ripartì dai dilettanti dopo qualche anno, perché praticamente non c'erano più i presupposti a livello societario di poter rimanere ad Avellino, perché il presidente era un po' scettico. Poi nel frattempo erano passati gli anni, quindi c'erano i rinnovi dei contratti e quando si andò a riparlare di rinnovo di contratto iniziarono a sorgere dei problemi, iniziarono a sorgere le cose. C'era la Cremonese che quell'anno fece una maxi squadra con allenatore Mondonico e diciamo poi lì colsi l'occasione, non essendo più giovanissimo, perché comunque nel 2008 iniziavo ad avere 32 anni, quindi non ero più giovanissimo, mi rimanevano ancora pochi anni di contratto e andai a fare questa esperienza negativa che l'ho quasi rimossa dalla mia carriera calcistica. Anche per l'indomabile Vincenzo Moretti arriva il momento di dire basta. Dopo ancora un'annata con la maglia della Juve Stabia, nel 2010 decide di mettere le granate in un angolo e gli scarpini al chiodo. Alla luce di quella decisione però anche la piccola peste perde il sorriso. Ti dico una cosa, non mi vergogno a dirla. Io quando ho smesso di giocare ho avuto il famoso calo che poi si dice che chi fa questo sport, che per me non è un lavoro, per me è stato uno sport, perché i lavori sono quelli di chi si alza la mattina alle 5 e va a faticare in fabbrica. Io ho avuto un grosso calo psicologico e non ti dico che ho passato 2 anni bruttissimi. E questa è una cosa che nella mia vita mi ha segnato tanto.
Quello che è successo la scorsa estate ha segnato tutti quelli che hanno Avellino e l'Avellino nel cuore. Ed inevitabilmente anche Vincenzo Moretti, che ancora una volta, senza peli sulla lingua, si sbilancia su chi ha lasciato l'Irpinia per andare nella sua Caserta e su chi invece ora si trova al timone di quella squadra, dalla quale si aspetta ancora un segno di riconoscenza per chi, come lui e tanti altri, hanno lottato, pianto e gioito in nome di quei colori bianco-verdi. Daniele è l'esempio del calcio italiano. Io dicevo sempre vicino a Daniele, dicevo Daniele si teneva la cavatoia. Cioè, a me forse voi non mi conoscevate nemmeno, perché proprio professionista, proprio il calciatore, cioè l'esempio del calciatore. Tu dici vicino a un bambino, dici tu vuoi diventare calciatore? E devi come sempre Cinelli, ragazzo sempre disponibile, una persona d'oro, ragazzo d'oro. Mi fa piacere che oggi sia lui a far parte dell'Avellino, perché comunque è un ragazzo che ha dato tanto all'Avellino, e io dico sempre mi dispiace che tanti di noi che hanno dato tanto per l'Avellino non sono stati mai presi in considerazione, ma pure per fare allenatori in un settore giovanile. Da casertano e da tifoso della Casertana, ovviamente arriva D'Angelo e arriva Gigi a Caserta, i soccondenti. Come calciatori che arrivano e approdano nella squadra della mia città, ovviamente mi metto nei panni del tifoso di Avellino, della società di Avellino. Non condanno D'Angelo e non condanno Gigi Castaldo, perché evidentemente, e questo io lo so, almeno di Gigi, non tanto di D'Angelo, che se ci fossero stati dei programmi un pochino più seri alle spalle della società Avellino, io credo che almeno su Gigi Castaldo, credo che Gigi non sarebbe mai andato via da Avellino. Se ha fatto questa scelta è perché ha visto, come ho visto io nel 2008 che sono andato via da Avellino, che già la società iniziava a scricchiolare. Vincenzo Moretti oggi continua ad essere boom boom e a gettare granate, ma l'obiettivo è cambiato. Se prima doveva centrare la rete, ora, praticando un altro sport, l'obiettivo è quella di superarla, anche perché da quando ha appeso gli scarpini al chiodo il calcio è cambiato e ha deciso di insegnarlo solo ed esclusivamente ai più piccoli. Vincenzo Moretti oggi è la persona che tutti conoscevate e che conoscete. Ovviamente sono cambiato un po' anche nel look. Oggi ho una scuola calcio a Caserta, sono già 5 anni che porta il mio nome, si chiama Intercasertana Vincenzo Moretti, e la mia passione la dedico ai bambini. Perché credo, e questo senza critiche, credo che l'unica cosa sana di questo calcio attuale siano i bambini, perché con tutte queste schifezze che si sentono in giro, onestamente a me mi hanno fatto passare poca voglia di giocare a calcio. Infatti io sono 2 anni che non pratico più lo sport del calcio, e sono 2 anni che sono un tesserato fit, gioco a tennis e sono anche un classificato 4-3 nel gioco del tennis. Quindi la mia vita, cioè, mi hanno fatto passare la voglia di giocare a calcio, però è una passione che è talmente grande che il mio tempo per il calcio la dedico ai bimbi piccoli e cerco di insegnargli nel mio piccolo, diciamo, quelle che sono le mie competenze calcistiche e, diciamo, in quella che è un po' gli errori che io ho commesso, cerco a quelli un po' più grandicelli di metterli un pochino sulla,
sulla retta via. La definizione di terzino goleador non rispecchia appieno quello che è stato Vincenzo Moretti con la maglia dell'Avellino e per la maglia dell'Avellino. Un granatiere, il compagno a cui affidare la palla nei momenti di difficoltà, l'emblema della gioia, l'identificazione dell'estro. Semplicemente oggi Vincenzo Moretti è consegnato ai miti della storia biancoverde. Questo programma è offerto da Sia Energia, l'energia positiva. Formazione Uniform Avellino. In questo momento c'è un calcio di punizione per l'Avellino che verrà battuto manco a tirlo da Virseu. Parte il suo diritto. Gol! 2-1 per l'Avellino, un grandissimo sinistro di Virseu a 4 minuti dal termine.